Buonasera a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man, bentrovati in questo nuovo video. Allora, a quanto pare questo matrimonio non sta da fare, no? Intendo dire Juventus e Di Maria. Cioè questo qui vuole venire alla Juventus un anno, beccarsi 8 milioni per un anno per prepararsi al mondiale, chiaramente, che mondiale che avrà luogo, lo sappiamo, questo inverno, e poi dopo un anno tornare a chiudere la carriera a Rosario Central, la squadra argentina, lo sappiamo. Ma qualcuno può anche spiegare al signor Di Maria che la Juventus non è un albergo? Cioè questo vuol venire alle sue condizioni, un anno, si becca 8 milioni, oh! Ma la Juve non è un albergo, bello mio. Lo ripeto, l'ho detto ieri, lo ripeto, chi vuol venire alla Juventus e chi vuol restare, resta alle condizioni della società. Resta alle condizioni della società. E la società, come Juventus SFC, Juventus FC SPA, ha finito a regalare soldi così alla cazzo. Ha finito. Perciò, Di Maria, Cuadrado che vuole restare, secondo... Se volete restare o chi vuol venire, lo fa alle condizioni della società. Stop, basta, chiudo discorso. Non viene Di Maria? Andremo su un altro profilo. Intanto io ve lo dico, state tranquilli perché la Juventus farà un ottimo mercato. Arriverà Pogba, sicuramente quasi arriverà Kostic, talento troppo forte. Dovrebbe arrivare Molina. Arriverà anche un difensore centrale, chiaramente al posto di Chiellini, perché questo è normale. Quindi non preoccupatevi, che se non mi è Di Maria, la Juventus prenderà un altro giocatore. Ma questo vuole 8 milioni per un anno, ma si attaccasse dove dico io. Punto e basta. Lo ripeto per l'ennesima volta. Chi vuole venire e chi vuole restare, lo fa alle condizioni della Juventus. Punto e stop. Detto questo ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata e fino alla fine forza Juventus. Ciao!